Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. L'argomento di oggi in questo video è un po' strano e parte da un mio problema principale, dove normalmente mi faccio delle domande. Perché viviamo? Perché siamo qui sulla Terra? Qual è il nostro scopo? Ma soprattutto, a chi apparteniamo? Forse molti di voi si saranno fatte anche queste domande, credenti o non. Tutti, anche i più scettici, pensano che gli alieni esistono e che è impensabile che nell'universo siamo solo noi. Ma se gli alieni invece siamo proprio noi e non siamo altro che una creazione di un'entità extraterrestre? Li cerchiamo nelle stelle, li vediamo nel cielo, vogliamo sapere la verità. La ricerca di alieni continua e conquista slancio con i recenti commenti del governo degli Stati Uniti e il suo riconoscimento ufficiale di video risalenti al 2007 di navi non identificate ritenute aliene. Abbiamo anche sentito molte storie di incontri ravvicinati, rapimenti e affermazioni che i poteri in essere sono in realtà accordi dal profondo con i visitatori nello spazio. Ci sono state storie di un presunto programma che definisce il mix di DNA extraterrestre e umano, il che ci porta alla domanda: forse sei tu il vero alieno? Quindi il tuo codice genetico può provare che sei almeno parzialmente alieno? Come accennato in precedenza, ci sono state a lungo leggende sulle connessioni genetiche dell'umanità con una specie stellare. Queste affermazioni possono sembrare strane, ma recentemente la scienza ha affermato che questa idea potrebbe essere vera. Sopra le domande chi siamo e perché siamo qui, i filosofi e i teologi hanno riflettuto a lungo su molti secoli di storia umana. I libri raccontano la leggenda degli Annunaki e la storia biblica della creazione del mondo dice che siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Siamo discendenti di una razza arrivata su questo pianeta migliaia di anni fa. La storia è piena di storie sul nostro codice genetico, derivato da esseri ultraterreni. Questo può spiegare in una certa misura perché molte persone hanno la sensazione di essere strani qui sul pianeta Terra. Potrebbe essere che la Terra, almeno in parte, non è proprio il pianeta natale. Forse la scienza può aiutarci a trovare questa risposta. Il progetto Genoma Umano ha mappato il codice genetico della nostra specie e ha dimostrato che un enorme 97% di quel codice è quello che viene chiamato DNA spazzatura. In genetica, il termine DNA spazzatura si riferisce a regioni non codificate del DNA. Il DNA contiene istruzioni che vengono utilizzate per produrre proteine in una cellula. Tuttavia, la quantità di DNA contenuta in ciascuna cellula è grande e non tutte le sequenze genetiche presenti in una molecola di DNA codificano effettivamente per una proteina. Questo DNA spazzatura è anormale in un altro senso, poiché non si adatta alla teoria dell'evoluzione di Darwin. Secondo il ricercatore capo che lavora in questo programma, dobbiamo venire a patti con l'incredibile idea che ogni forma di vita sulla Terra porti il codice genetico dei nostri parenti extraterrestri. La teoria è che una forma di vita extraterrestre superiore sia stata impegnata a creare nuova vita e impiantarla su pianeti diversi. La Terra è solo uno di loro. Gli alieni che viaggiano nell'universo seminano la vita, una teoria che è stata resa popolare in molti media. Il più recente di questi è il film Prometheus, che mostra cosa è successo all'ingegnere che si è sacrificato per fertilizzare il pianeta e dargli vita. Il film prosegue quindi esplorando l'idea che siamo una creazione aliena. Altri hanno sostenuto questa idea, e molti scienziati in vari studi hanno sostenuto che il codice genetico umano non è stato scritto su questo pianeta. Dicono che abbiamo un codice nascosto e che questo codice può aiutarci a capire il sistema solare e i suoi miliardi di anni di storia sconosciuta. Questa idea che siamo creati da qualcuno o qualcosa è facilmente percepibile.
Ad esempio, gli insegnamenti religiosi su chi è responsabile della creazione di una persona differiscono, ma c'è un concetto generale sottostante che è condiviso dalla maggior parte delle religioni del mondo. Suona così: siamo una creazione biologica, creata per uno scopo che deve ancora essere rivelato. La curiosità che abbiamo come specie ci aiuta a trovare risposte e più domande. Questa idea sta diventando sempre più comune tra il numero elevato e in rapida crescita di persone che si sentono legate a questo DNA alieno. Quelli con questo legame genetico con le stelle hanno una varietà di nomi: Indaco, Star Seed, Star People, eccetera. Il nome non ha importanza. La domanda più importante è da dove vengono. Questo ci porta appunto a questa domanda: come faccio a sapere se appartengo a queste persone? Quale qualità dovrei mostrare e come posso sapere se anche i miei amici e la mia famiglia sono in parte alieni? L'elenco delle caratteristiche è piuttosto ampio e più ne hai, maggiore la probabilità che tu abbia connessione con design alieni o forse tu faccia parte del loro progetto su questo pianeta. Diamo un'occhiata a queste caratteristiche. Per cominciare, vediamo se tu rientri in questi. Forte nello spirito. Nato nel 1978 o successivamente. Creativo, con un talento artistico per la musica, i gioielli, la poesia, eccetera. Sono inclini alle dipendenze. Questo potrebbe indicare che hai qualche tipo di gene alieno, ma dovrebbero esserci anche altre sensazioni, come ad esempio ti sembra di avere un'anima vecchia, come se 13 anni contassero più di 50. Hai capacità intuitive o psichiche con la capacità di vedere angeli o persone decedute. Sei un isolazionista, aggressivo o introverso. Sei indipendente e orgoglioso, hai un profondo desiderio di aiutare il mondo, l'illuminazione ti viene facilmente. Ti è stato diagnosticato un disturbo da deficit di attenzione e iperattività, hai la tendenza a insonnia, sonno agitato, incubo, difficoltà, paura di addormentarti, depressione frequente, la ricerca di vere amicizie profonde e durature, infine puoi facilmente connetterti con le piante in crescita. Chissà se qualcuno di voi rientra in alcune di queste caratteristiche. Io personalmente sì, ma non saprei se mi sento un alieno. E voi? Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale, non dimenticate mai i like e noi ci risentiamo alla prossima.